Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo semplicissimo ma molto carino maglioncino che ho deciso di chiamare maglioncino Duck Gold. Questo perché il colore che ho scelto, mi avvicino per farlo vedere, è un colore oro però piuttosto scuro. Il filato è quello nuovo della Mistrico Filati linea. Scusate, l'avevo messo al contrario, linea Magia. Se ricorderete, io ho già utilizzato quello del colore verde. Questa volta ho optato appunto per il colore oro, che è lo 05. E vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 250 metri e leggo, è formato dal 50% poliestere, 36% lana merinos, 14% micofibra PRC. Io adoro questo colore, lo trovo veramente un colore perfetto per l'inverno. E per realizzare questo maglioncino, che è una taglia io ho utilizzato quattro di questi gomitoli, anche se del quarto in realtà ne ho utilizzato veramente poco. Mi è servito per poter terminare l'ultima manica e infatti con quello che mi ha avanzato penso che farò uno scaldacollo da abbinarci, semmai con lo stesso motivo del sotto. Ho utilizzato l'uncinetto del numero 5. In descrizione vi lascio il link del sito Uncinettando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori disponibili, e ce ne sono veramente tanti. Oltre a quello verde che ho già usato io, e a questo c'è anche un colore arcobaleno, c'è il colore sfumato con il lilla, quindi veramente vi potete sbizzarrire a usare i colori che preferite. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, si parte dal sotto, si lavora in tondo e questo motivo che vedete molto particolare, molto carino, si realizza ripetendo esclusivamente tre giri. Io li ho ripetuti fino ad arrivare allo scalfo, poi ho diviso la parte dietro dalla parte avanti e sono andata a fare giri di maglia alta alternata a maglia bassa, andando a fare anche un collo a V, cosa che invece dietro non c'è, dietro non ho fatto alcun tipo di scollo, lo scollo a V è solo sul davanti ed è leggermente pronunciato, non è uno scollo V pronunciato, proprio perché voglio poter indossare questo maglioncino in inverno anche senza doverci mettere per forza sotto un lupetto, ma basta con una giacca sopra se vado in un locale molto caldo, se sto vicino al camino, cosa che mi piace tantissimo fare in inverno. Una volta terminata la parte centrale della mia maglia, sono andata a realizzare le maniche e per le maniche ho fatto un inizio con lo stesso motivo della parte sopra della maglia e poi sono andata a creare la stessa parte di sotto che ho utilizzato per la maglia, quindi ho dato più in questo modo più movimento alla maglia. È una lavorazione veramente molto semplice e lavorando con un 100 del 5 vi posso assicurare che si realizza in pochissimo tempo. Mi raccomando, se siete una taglia M, secondo me 4 gomitoli dovrebbero bastarvi, ma per sicurezza compratene 5. Taglia L 6 gomitoli, taglia XL 7 gomitoli, se non anche 8. Detto ciò, noi come sempre ci vediamo al prossimo video di tutorial e vi ricordo che se realizzate la mia maglia potete taggarmi sia sulla pagina Facebook Uncinettando con Elsa, sia sul gruppo Facebook La libertà di incidentare e sferruzzare, oppure su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che con la pagina Uncinettando con i filati. E se avete acquistato il filato appresso la merceria Coletti potete anche in quel caso taggarci su Facebook solo tramite la merceria Coletti. E come sempre vi dico, ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati Linea Magia, che è questo gomitolone da 100 grammi molto morbido. Il colore che ho scelto io, lo 05, è questo sfumato color oro, verde, oro chiaro, veramente molto particolare come colore. Allora, lavorerò con l'uncinetto del numero 5 e ho montato 121 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 11, quindi mi raccomando, M, se lavorate con uncinetto numero 5 potete aumentare anche solo di 3 motivi. Se lavorate con uncinetto più piccolo andate a montare meno 5 motivi. Taglia L con l'uncinetto numero 5 andate a montare 5 motivi. Se avete un uncinetto più piccolo andate a montarne anche 7-8 in più. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a realizzare altre 4 maglie alte, per un totale quindi di 5 maglie alte. Quindi una, rientro due, rientro tre, rientro quattro,
Rientro 5. 2 catenelle. 1 e 2. Salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e vado a catenella e vado a realizzare 5 maglie alte. 1, 2, rientro 3. Rientro 4, rientro 5, 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle, 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Facciamo 2 volte insieme, quindi entro nella quarta catenella e realizzo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. 2 catenelle, 1, 2, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 maglie di 2 catenelle di base, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle, ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Ancora, catenella di separazione, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado nella maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo un'altra maglia alta, per un totale quindi di 5 maglie alte. 2 catenelle, 1 e 2, vado direttamente dove ho l'archetto di 3 catenelle, entro dentro e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo e ricomincio da capo. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, per un totale quindi di 5 maglie alte. 2 catenelle, 1 e 2, vado direttamente nell'archetto di 3 catenelle, entro dentro e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Ancora insieme, vado nella prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione e ancora, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, per un totale quindi di 5 maglie alte. 2 catenelle, 1 e 2, vado direttamente nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa.
2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Terzo e ultimo giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado nella maglia alta successiva, realizzo una maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado nella maglia alta successiva, realizzo una maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado nella maglia alta successiva, realizzo una maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Quindi l'ho fatto per 5 volte. Prendo il filo, salto tutto, vado direttamente dove ho le maglie alte e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, maglia alta successiva, realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Per un totale quindi 5 volte. Prendo il filo e ricomincio da capo. Quindi semplicissimo, devo fare questo per tutto il terzo giro. Una volta terminato vi farò rivedere un attimo come rifare il primo giro, dato che abbiamo una base diversa rispetto all'inizio. Sto terminando il terzo e ultimo giro, ho fatto l'ultima maglia alta, vado direttamente dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Bene, questi sono i 3 giri che dovremo sempre andare a ripetere. Ora però vi faccio rivedere come fare un attimo il primo, dato che abbiamo una base diversa. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo e vado sulla terza delle mie 5 maglie alte, qui. Vedete, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nella terza e vado a fare le mie 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 2 catenelle, 1 e 2, entro nell'ultima dell'archetto di 2 catenelle dove ho le mie 5 maglie alte, vedete, entro nell'ultimo archetto e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo, quindi entro nel primo archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte e realizzo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho l'ultima delle mie 5, l'ultimo del mio archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi questo è il primo giro che poi andremo sempre a ripetere. Io lo ripeterò fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, poi andremo a dividere la parte dietro dalla parte avanti e vi farò vedere come. Allora, ho ripetuto il motivo per 11 volte, quindi dal basso per arrivare a fare gli scalfi ho ripetuto il motivo 11 volte e adesso andiamo a cambiare motivo. Adesso andremo a fare dei giri di andata e ritorno e andremo a fare alternare giro di maglia bassa con giro di maglia alta. Per mettere i marcatori io sono andata a contare i miei motivi in orizzontale e ne ho 11, quindi che ho fatto? Ne ho messi 5 dietro e 11 davanti. Vi ricordo sempre che il motivo che va sul dispari va sul davanti, perché sul davanti noi abbiamo il seno, quindi la maglia tende a tirare sul davanti. Benissimo, a questo punto andremo a fare il nostro primo giro e noi andremo a fare un giro di maglie basse. Vi dico già, qui dovete stare un po' a voi se dovete stringere o allargare la lavorazione a come fare il primo giro di maglie basse. Io vi faccio vedere come lo faccio io, ma se voi vedete che vi stringe vi spiegherò come fare per non farlo stringere. Allora, mi avvicino con la telecamera
così potete vedere meglio. Eccomi. Allora, vedete, io ho messo il marcatore proprio tra il primo motivo sul davanti e il primo motivo dietro. Mi alzo con una catenella, entro dentro la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Adesso vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 2 maglie basse, una e 2. Siccome io non devo andare ad allargare la mia lavorazione e non devo neanche stringerla, passo direttamente nell'archetto successivo e vado a fare di nuovo 2 maglie basse, 1 e 2. Ora, se voi notate che invece a voi stringe la lavorazione, allora andate a fare le maglie basse anche dove avete la maglia alta, mentre a me non stringe, anzi va benissimo, quindi io salto ogni maglia alta, vado negli archetti e vado a fare 2 maglie basse in questa maniera. Ripeto, se voi vedete che invece la lavorazione si stringe e non va bene perché poi vi stringe, andate a fare la maglia bassa pure dove avete la maglia alta. Arrivata qui, io, vedete, passo direttamente tra le 2 maglie alte e vado a fare una maglia bassa. E ricomincio, 2 maglie basse dove ho l'archetto di 2 catenelle. Quindi normale. Quando arrivo dove ho di nuovo le 2 maglie alte vicino, vado tra le 2 maglie alte e realizzo una maglia bassa. E continuo così per tutto il mio primo giro. Poi vi farò vedere come terminare e come iniziare il secondo. Allora, sto per arrivare alla fine del primo giro e vado a fare una, dopo le 2 maglie basse all'interno dell'archetto di 2 catenelle, una maglia bassa dove ho la maglia alta. A questo punto mi giro e vado a fare il secondo giro. Io però andrò a cambiare l'uncinetto dal 5, passerò a lavorare con il 4 e mezzo. Questo perché mi sono accorta che comunque la lavorazione tenderà a cedere, soprattutto quando andremo a fare giri di maglie alte, quindi devo stringerla un po', e per questo passo a lavorare al 4 e mezzo. Se voi non avete necessità, continuate a lavorare con il 5. Quindi vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi sono questi i giri che dovremo sempre ripetere: giro di maglie alta, giro di maglie basse. Io ripeterò questa cosa per altre 2 volte, quindi ora andrò a fare, dopo il giro di maglie alte, un giro di maglie basse, di nuovo il giro di maglie alte e poi cominceremo a fare una diminuzione. Oddio, non so se ne faccio soltanto 2 volte o 3 volte. Comunque, ripeterò sempre il primo e il secondo giro andando da destra verso sinistra e viceversa. Ma poi sul davanti voglio creare un piccolo scollo a V, quindi vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo, questi 2 giri, e poi vi farò vedere come fare la diminuzione per creare lo scollo a V. Allora, io ho ripetuto il 2 giri per 3 volte, finendo con il giro di maglie alte, e sono andata a contare le mie maglie alte, ne ho 57, quindi ne ho messi 28 da una parte, 28 dall'altra parte, e nella centrale sono andata a mettere il mio marcatore, perché come vi ho detto voglio fare lo scollo a V, quindi adesso vado a fare in questa maniera. Devo fare il giro di maglie basse, lavoro normalmente, quindi mi raccomando, se voi avete delle maglie alte in più, dividete in 2 e mettete il marcatore in mezzo. Se avete un numero pari, mettete il marcatore tra le 2 maglie, tra le ultime 2 maglie, cioè quindi se ne avete, per farvi un esempio, io ne ho 57, se ne avete 56, mettete sempre 28 e 28 e mettete il marcatore tra le 2 maglie alte. Quindi adesso vi faccio vedere come fa la diminuzione. Adesso lavoro maglia bassa fino ad arrivare quasi vicino al marcatore. Allora, sono quasi arrivata al marcatore che ho messo al centro delle mie maglie e sto facendo il giro di maglie basse. Come vedete, allora, per farvi capire, chi ha messo il marcatore tra le 2 maglie alte perché non aveva quella dispari, nelle ultime 2 va a fare la diminuzione. Lo faccio vedere, però chi invece come me ha il marcatore sopra la maglia alta dovrà fare in maniera diversa. Adesso faccio vedere quelle che hanno il marcatore tra le 2 maglie alte. Quindi diciamo che io il marcatore ce l'ho tra le 2 maglie alte, qui ho le ultime 2, quindi vado nella penultima e faccio una maglia bassa non chiusa, vado sopra l'ultima e faccio una maglia bassa non chiusa e chiudo le 2 maglie basse insieme.
Per chi invece come me ha il marcatore sopra una maglia alta, deve fare in questa maniera. Nella penultima andiamo a fare una maglia bassa normale e andiamo a fare una maglia bassa non chiusa nell'ultima maglia alta prima del marcatore e una maglia bassa non chiusa dove abbiamo il marcatore. Io in questo momento lo tolgo perché altrimenti non riesco a fare la maglia bassa non chiusa, quindi entro dentro e faccio una maglia bassa non chiusa e le chiudo insieme. Ora che succede? Quando noi andremo a fare la diminuzione da quest'altra parte, chi come me ha fatto la diminuzione chi come me aveva il marcatore andrà a fare una maglia bassa, la seconda maglia bassa non chiusa nella stessa maglia alta dove avevamo fatto questa da questo lato. Quindi quando andremo a lavorare da quest'altro lato noi faremo una maglia alta non chiusa sulla penultima maglia alta e un'altra maglia alta non chiusa dove abbiamo fatto la stessa da quest'altro lato. Questo per chi come me aveva il marcatore. Chi invece non aveva il marcatore deve soltanto andare nell'ultima a fare come ha fatto a quest'altro lato, quindi prima del marcatore va a fare le sue diminuzioni. Questa è la differenza per chi, come dicevamo, ha maglie dispari o maglie pari. Allora, ho fatto quindi la mia diminuzione, giriamo e questa viene uguale a tutti quanti. Andiamo a fare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa, prendo il filo, vado nella maglia bassa successiva, quindi non dove ho fatto le due maglie alte chiuse insieme, due maglie basse chiuse insieme perché ho fatto le 2 catenelle, vado nella maglia bassa successiva e faccio una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme e continuo a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia bassa fino a terminare il mio giro. Inizierò poi quello con le maglie basse e vi farò vedere come fare di nuovo la diminuzione. Allora, ho fatto il giro di maglie alte e anche quello di maglie basse e sono arrivata dove ho l'ultima maglia alta e le 2 maglie alte chiuse insieme. Nell'ultima maglia alta vado a fare una maglia bassa non chiusa e vado a fare un'altra maglia bassa non chiusa dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme. Chiudo le 2 maglie basse insieme, mi giro con la lavorazione e continuiamo a fare le diminuzioni. 2 catenelle che sono la prima maglia alta non chiusa, andiamo nella maglia bassa successiva e facciamo un'altra maglia alta non chiusa e chiudiamo le 2 maglie basse e 2 maglie alte insieme e continuiamo di nuovo a lavorare normalmente, quindi maglie alte fino alla fine del giro, maglie basse e poi faremo altre diminuzioni. Le diminuzioni si fanno come ve le ho fatte vedere, quindi adesso non ve le faccio più vedere, vi dico solamente quanti giri ho fatto prima di arrivare all'altezza degli scalfi e poi farò la stessa cosa anche da quest'altro lato, mentre dietro non farò scollo ma lavorerò il numero esatto di giri che ho lavorato sul davanti, li lavorerò dietro senza fare alcun tipo di diminuzione. Quindi adesso continuo a lavorare, alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro. Allora, dunque, io ho fatto le diminuzioni fino ad arrivare ad un totale di 1, 2, 3, 4 e 5, quindi ho ripetuto i giri 5 volte, intendo con giri i 2 giri, quindi maglia bassa e maglia alta, per 5 volte, terminando con la maglia alta e facendo sempre diminuzioni. In totale, quindi, da quando ho iniziato a fare lo scalfo fino alla spalla, ho ripetuto i 2 giri per 8 volte e ho fatto la diminuzione anche da quest'altra parte. Vi ricordo che io, quando ho fatto le prime 2 maglie alte chiusi insieme, la seconda maglia alta non chiusa l'ho fatto nella stessa maglia alta di base dove ho fatto questa da quest'altro lato. Dietro non ho fatto di diminuzioni, sono andata a ripetere gli 8 giri senza alcun tipo di scollo dietro. Dietro è pari e adesso quindi ho cucito poi le spalle. Sembra piccolo, ma mi posso allargare nello scollo, ma mi posso assicurare che la mia testa passa tranquillamente perché comunque qui cede sul davanti, quindi non mi stringe, è perfetta. Adesso possiamo andare a fare le maniche. Allora, per realizzare la nostra manica io farò i primi 2 giri con i 5 e poi andrò a lavorare con i 4 e mezzo, perché ho già fatto una manica e mi sono accorta che se lavoravo sempre solo con i 5 la manica mi sarebbe venuta troppo grossa. E andiamo a fare in questa maniera: ci agganciamo sotto dove abbiamo messo i nostri marcatori, abbiamo messo il nostro marcatore, quindi sotto allo scalfo, e andiamo a fare in questa maniera: prendiamo il filo, ci agganciamo e andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta.
E adesso facciamo il nostro primo giro di maglie alte, quindi andiamo qui dove abbiamo il foro piccolo e andiamo a fare una maglia alta. Andiamo dove abbiamo la maglia alta orizzontale e andiamo a fare una maglia alta. Andiamo dove abbiamo il foro piccolo e andiamo a fare una maglia alta. Andiamo dove abbiamo la maglia orizzontale e facciamo una maglia alta. E facciamo questo per tutto il nostro primo giro. Alla fine io vi dirò quante maglie alte ho e poi vi farò vedere come fare il secondo giro. Quindi continuo a lavorare in questa maniera per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto un totale di 35 maglie alte. Entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, vado a fare un giro di maglie basse, quindi mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. E vado a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Quindi sto ripetendo lo stesso motivo che abbiamo fatto sopra. Bene, dopo questo giro si rifarà il primo, quindi andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia bassa e io passerò a lavorare con un center 4,5, ma non faremo questo motivo per tutto il giro, io lo farò soltanto per qualche centimetro. Penso che alla fine andrò a fare lo stesso numero di volte che ho fatto qui, quindi 8 volte, quindi ripeterò i due giri 8 volte e poi andrò a rifare il punto che abbiamo fatto sotto e naturalmente vi mostrerò come fare. Quindi ripeto, io adesso continuo a lavorare questi due giri, da quello su, ripetendo il primo passerò a lavorare al 4,5, vi dirò alla fine quanti giri ho ripetuto e poi andremo a fare la parte di sotto. Allora, ho ripetuto i due giri 8 volte e adesso passo a rifare il motivo che abbiamo fatto per il sotto della manica e della maglia. Quindi molto semplice, solo che il primo giro andiamo a cambiare una cosa e andiamo a fare in questa maniera. Facciamo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Quindi 1 2 3. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre 4 maglie alte per un totale quindi di 5 maglie alte. 1 3 4 e 5. 2 catenelle, 1 e 2. Noi, se vi ricordate, prima avevamo saltato 3 maglie di base, questa volta ne saltiamo soltanto 2, quindi 1 2, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1 2 3, salto 2 maglie basse, entro nella successiva e faccio una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 maglie basse, ricomincio da capo. Mi raccomando, se non avete il numero giusto, quindi alla fine per finire poi la lavorazione come si finisce il primo giro, andate a saltare o a diminuire meno maglie basse quando state per terminare la lavorazione, tanto questa è la parte sotto della manica e questa cosa la dovete fare solo in questo giro, poi non verrà ripetuto più. Quindi giostate un po' voi per capire come poter fare per farvi venire tutto il primo giro, alla fine vi faccio vedere come vi dovete trovare, no? Quindi giostate un po' voi quante maglie saltare, io ne salto 2 in modo tale da ritrovarmi poi bene con gli archetti, devo farne 3 di separazione tra i ventagli, quindi voi giocate un po' su questo, saltatene una, saltatene due, saltatene tre, vedete un attimo come fare per trovarvi. Non è basilare, ripeto, che vi troviate con un multiplo, perché comunque è questo, si può aggiustare sotto nella manica, quindi non si vede e poi è soltanto un giro. Dal prossimo, quando ripeteremo poi i vari giri, non essendoci più una base di maglie basse, ma ci sono altre e ci sta come base già i ventagli, gli archetti, non ne abbiamo bisogno. Quindi ripetiamo, ho fatto le 2 catenelle, salto le 2 maglie di base e ricomincio andando a fare le mie 5 maglie alte all'interno della terza maglia bassa. Continuo così quindi per tutto il mio primo giro. 2 catenelle, salto 2 maglie di base, entro nella terza maglia bassa. 3 catenelle, 1 2 3, salto 2 maglie basse, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, salto 2 maglie, ricomincio da capo. Continuo così, vi farò vedere come terminare il primo giro. Ho
Ok, sto terminando il primo giro, quindi ho fatto anche le ultime due catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Adesso ripeto quello che avevo fatto per la maglia sotto, quindi i giri vanno ripetendosi come abbiamo fatto per la parte di sotto della maglia, ossia i nostri tre giri. Quindi adesso ne andiamo a fare le 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, la catenella di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta separata da una catenella. Quindi andiamo a fare esattamente quello che facevamo prima e vi ripeterò il motivo, che era composto da 3 giri fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Quindi vi farò sapere quante volte ho ripetuto poi il mio giro. Io voglio che la manica mi arrivi al polso, quindi secondo me dovrò fare almeno una decina però almeno 5-6 motivi, sì. Comunque poi vi farò sapere con certezza quanti ne ho fatti. Ho terminato la manica, il motivo l'ho ripetuto per 9 volte, quindi dopo gli 8 motivi di due giri dei due giri maglia alta e maglia bassa, ho fatto 9 volte il motivo con i 3 giri della stessa parte di sotto della maglia. Non andrò a fare alcun tipo di bordino intorno allo scollo, lo lascio così com'è, non farò alcun bordino né alle maniche né sotto, quindi la maglia resta così e per me è terminata.